lo so ragazzi, è molto triste vedere il parco in queste condizioni. Però non è questo il momento di abbattersi, giusto? Anche se Conte in realtà ieri sera ha emesso un decreto che dice che anche gli atleti professionisti non possono più allenarsi, quindi sarà ancora più difficile per me venire qua. Volevo portarvi un contenuto che mi avete chiesto in tanti, che comunque riguarda un sacco di domande che mi fate sempre su Instagram e nei vari commenti di YouTube. Oggi parleremo di bici da dirt, non della mia semplice bici da dirt, ma faremo una comparativa tra una bici da dirt base e una bici da pro rider. Prima però... Sigla! Tanto per iniziare ragazzi dobbiamo fare una precisazione: le bici da dirt sono bici fatte apposta per saltare, quindi nessun'altra bici, né una bici da enduro, né una bici da cross country, né una bici da downhill le può sostituire per il loro utilizzo. Siccome tantissimi di voi mi mandano messaggi se possono trasformare la propria bici in una bici da dirt, non basta togliere solo il freno posteriore. Oggi appunto voglio farvi capire di preciso perché una bici da dirt è fatta apposta per saltare e poi appunto le differenze tra una bici da pro e una bici preassemblata o una bici base, diciamo. Tanto per iniziare, le bici di oggi in questione sono due Rose Bike De Bruce, stesso identico telaio ma montaggio differente. Le bici da dirt in generale hanno il telaio molto molto basso sul posteriore, proprio perché in questo punto col nostro corpo noi dobbiamo veramente muoverci molto quando saltiamo e quando pompiamo. Ha questa geometria e questa forma proprio perché lascia la libertà di movimento al rider. L'altra caratteristica che contraddistingue una bici da dirt a una qualsiasi mountain bike è la forcella. La forcella nella bici da dirt serve solo nel momento in cui dobbiamo atterrare per assorbire un pochino l'impatto, massimo da 100 mm di escursione. Nella bici da dirt perfetta, nel settaggio perfetto, in rampa la forcella tendenzialmente non dovrebbe lavorare, in modo tale che così non assorbe nessuna forza, nessuna spinta e possiamo andare solo più in alto. Infatti la prima volta che una persona prende in mano una bici da dirt si spaventa solitamente per il fatto che dice: questa forcella non lavora. Non è vero che non lavora, lavora in atterraggio, non dovrebbe lavorare in rampa, che poi lavora anche in rampa, certo. Però se fosse una bici da downhill o comunque una bici da enduro, se si schiaccia in rampa su rampe tipo queste, vi mangia tutta la spinta e andate molto più bassi e non riuscite a essere neanche reattivi. Terza caratteristica fondamentale delle bici da dirt è che sono single speed, cioè non hanno il cambio, proprio perché non serve a niente. Di solito non si pedala mai in dirt, ma si pompa. La pedalata è in caso di emergenza oppure giusto per partire. Gomme e copertoni solitamente si tengono di legno, durissimi, proprio perché non c'è bisogno di avere una vera e propria aderenza al terreno, ma c'è bisogno solo di scorrevolezza. Quindi più tenete la gomma dura, più ovviamente avete scorrevolezza e acquisterete velocità con meno fatica. Ma perché, ragazzi, si tiene solo un freno sulla bici da dirt? Uno, perché le frenate che si hanno quando si fa dirt non sono così elevate. Seconda cosa, le bici da dirt sono fatte per fare trick ed evoluzioni. Avere il freno davanti quando si fa girare il manubrio può essere solo un pericolo, perché nel momento in cui io magari vado a riprendere il manubrio non precisamente sulla manopola ma sulla leva del freno e schiaccio magari il freno davanti in atterraggio, quindi solo freno posteriore, che è utile, vabbè, sia per fermarsi ma anche per correggere certi trick in aria. Come avete potuto capire, la bici da dirt veramente non ci ha attaccato quasi niente di componentistica, di tecnologia avanzata del mondo della mountain bike. E voi direte: e quindi che differenza ci potrà mai essere tra la tua bici e una bici base? Infatti voglio proprio spiegarvi questa differenza per farvi capire una volta per tutte perché
a un certo livello la bici conta. Piccolissima precisazione: quando iniziate non dovete farvi assolutamente nessuna paranoia sul tipo di bici che avete, girate e imparate i primi trick base anche se avete un cancello al posto della bici, ok? Tutti i rider che conosco all'inizio avevano delle bici del cavolo. Principalmente tutte le accortezze che ci sono su una bici da pro rispetto a una bici base riguardano il peso. Infatti tenete conto che una bici tipo la mia pesa circa sui 10 kg, 10 kg e mezzo, mentre una bici base va dai 11 kg e mezzo se è leggera ai 12-13 kg. Capite che 3 kg in aria di differenza, ragazzi, sono tantissimi, ve lo assicuro. Allora, non è che è un componente specifico che fa la differenza di peso, è l'insieme di tutti i componenti, perché togliete 200 grammi da un pezzo, 400 dall'altro, ovviamente piano piano recuperate un sacco di chili. Una cosa fondamentale è la forcella. Io monto una Pike DJ, mentre questa è una Manitou Circus Pro, se non vorrei dire una stupidata. La differenza di peso è abbastanza notevole, ma non lo sentite ovviamente sollevando la bici e basta. Lo riuscite a percepire questa differenza nel momento in cui fate certi trick. Per esempio, fare un bar spin con questa è molto più semplice che fare un bar spin con questa. Prima che mi dimentico, bar spin è questo. Però, rimanendo sempre su questo concetto del bar spin, ora che vi è chiaro, parliamo delle ruote. Perché anche le ruote giocano veramente un ruolo fondamentale, sia il copertone, la camera d'aria e la ruota stessa, quindi cerchio, mozzi e tutto il resto. E non voglio essere pignolo, ma è proprio la fisica che ci insegna che più ci allontaniamo dal fulcro, più il raggio aumenta, più la forza che sentite che viene generata dalla ruota stessa è maggiore. Solitamente poi un altro accorgimento che ha la bici di un pro rispetto a una bici normale è il rotor ultimamente, che è semplicemente un sistema per frenare che serve per fare girare all'infinito il manubrio, quindi non si hanno problemi con i cavi arrotolati. Vi ripeto, se ancora non fate 50 bar spin al giorno, lasciate sperdere il rotor, va benissimo il freno col filo. Siccome non voglio menarvela troppo con la questione del peso dei vari pezzi, perché è ovvio che tutti i pezzi della mia bici pesano di meno dei pezzi della bici preassemblata, però adesso voglio mostrarvi le finezze che solitamente non si dicono. Prima finezza di cui voglio parlare, e secondo me molti di voi sono interessati a questo aspetto, è il cosiddetto crank stopper, un sistema che ci evita di far girare a caso in aria i pedali. Noi usiamo un pezzo di gomma tenuto da una fascetta di ferro. Questo pezzo di gomma ovviamente poi va abbattuta sulla pedivella e frena la pedivella stessa. È facilissimo da montare, basta semplicemente smontare la pedivella e mettere su questo pezzo di gomma che potete trovare tranquillamente all'Leroy Merlin. Sostanzialmente è una guarnizione per i tubi dei water. Io penso che questo è uno dei gadget, chiamiamoli, fondamentali per un rider che vuole approcciarsi al door jump e provare i primi trick. Un altro aspetto fondamentale della bici di un pro rider sono di solito le manopole. L'unica bici dove uso manopole senza lock-on è proprio la bici ad earth, perché dovendomi muovere in fretta in aria, il lock-on, quindi il pezzettino di ferro che tiene ferma la manopola, molte volte ti fa male prenderlo in aria perché prendi delle belle botte alle mani quando fai girare il manubrio. Comunque, se siete interessati, vi lascio in descrizione i link per vedere la Rose de Bruce. Troverete due modelli che sono montati in maniera differente. Quello che costa di più ovviamente è il modello da pro. Ok, ma siccome non voglio fare un video solo esclusivamente parlato, ma voglio dimostrarvi che comunque anche con una bici che potete acquistare anche voi ci si diverte benissimo, siccome purtroppo non posso girare all'interno del park perché ci tengo a rispettare questo periodo di quarantena e ci tengo a non farmi male, ma non farmi male per non creare ulteriori disagi negli ospedali, accenderò il gonfiabile e farò 5 salti, 5 trick diversi che vi farò vedere principalmente con la bici, quella base. Ovviamente mi stavo dimenticando la cosa più importante, ragazzi, le Rose de Bruce sono qui disponibili al Monza Pizza Bike Park per essere provate da tutti voi. Allora, nel mentre che il bag si gonfiava, io mi sono protezionato perché anche se farò trick semplicissimi, tra l'altro tengo a sottolinearvi, lo siamo anche su bag, sono in sicurezza, lo dico ovviamente per tutti gli hater della situazione perché so che la maggior parte di voi riescono a capire il senso dei miei video. Tra l'altro, ragazzi, adesso per riscaldamento, siccome è da un bel po' che non tocco la bici da dirt, farò tutti questi 6 trick, in realtà erano 5, però volevo fare un extra perché 5 trick sono base base e uno tecnico, ovviamente con l'altra bici dovrebbe essere più complesso. Quindi velocemente adesso vi farò vedere 6 trick fatti dalla mia prospettiva.
Park Noend. Barfin. Un bel back clippone. E per finire, come trick speciale, un bel 360 opposite downside tail whip. Allora, se devo essere sincero, ragazzi, comunque non è semplicissimo cambiare bici e fare certi trick con una bici diversa dalla propria. La cosa che noto subito salendoci è che la guida è molto più bassa rispetto a come la tengo io. Quindi il primo trick che dovevo fare era tuck no hand, quindi togliere le mani. Devo dire che mi sono sentito molto bene, mi sono sentito un pochino strano quando stavo scendendo perché rispetto ai miei mozzi, questo mozzo dietro, quando pedali ha un pochino di gioco. Rispetto al mio che invece gli Industry 9 sono famosi per non avere neanche un minimo di gioco, cioè quando iniziate a pedalare proprio da quel momento non c'è neanche un filo di vuoto. Ok, adesso piano piano saliamo di livello coi trick, adesso devo fare bar spin. Già si sente che è molto più pesante rispetto alla mia, anche solo facendolo da fermo. In realtà devo dire, si è sentito quando ho fatto bar spin che era più pesante, però la cosa che sento che mi dà più fastidio, più noia, diciamo, abbiamo due impostazioni di guida diverse. Qui sono molto più avanti. Ad essere sincero, adesso inizia il bello, perché già con tail whip, ragazzi, senza crank stopper, con l'impostazione così avanti, già ci divertiamo. Guardate un attimo questa differenza. Quando io do un colpetto, cioè fa un giro, invece con la mia, dal crank stopper, con stessa forza di là, stessa forza, guardate, vediamo se lo faccio fortissimo. Avete visto che differenza che porta il crank stopper? Devo concentrarmi bene, alzare il piede dietro e spingerlo via bene. Ok, adesso partiamo con le rotazioni. Essendo una rotazione, comunque, direi che si sente un pelo di meno. Si sente solo che magari il posteriore è un filo più pesante, quindi bisogna tirare un pochino più sulle gambe, però tranquillo. Ok, adesso un bel flippone, un bel cappottone. Veramente, veramente, ragazzi, il flippone è proprio il trick che puoi fare con qualsiasi cosa. A proposito di flip, mi è venuto in mente una cosa. Ok ragazzi, adesso c'è il bonus trick che, come avete visto prima quando l'ho fatto con la mia bici, è 360 opposite downside tail whip, un trick molto molto tecnico. Ah. Potevo salirci, da rifare. Eccoci. Ed eccolo qui. Ok, io il primo l'ho sbagliato, ma perché non sono abituato alla bici. Ho fatto veramente 6 salti, i 6 salti che avete visto, anzi 7 con questo. Non è neanche semplicissimo adattarsi in così poco tempo a una bici, però già adesso perfetto. Direi che è stato breve ma intenso, ragazzi. Casco, via. Il bag lo spegniamo. Spero che abbiate capito che l'intento del video era quello proprio semplicemente di farvi capire le differenze tra una bici da pro e una bici base. Con ciò non ho voluto dire che la bici da pro è perfetta e questa fa schifo. Anzi, io vi consiglio caldamente di comprare una bici già assemblata rispetto a prendere pezzi di varie bici oppure comprare vari pezzi e assemblarvi voi una bici da zero. Poi, invece, se c'è qualche già veterano nel dirt, gli ho fatto vedere qualche trucchetto che usiamo noi dirt jumpers per fare più facilmente certi trick. E lo so che rompo un sacco le balle, ma non finirò mai di dirlo. Iscrivetevi al canale perché so che ci sono un sacco di persone che guardano i miei video e non sono ancora iscritte. Iscrivetevi perché dobbiamo far crescere lo sport. Ci vediamo a un prossimo video. Dumb dumbs, you run from what I come from. Stack the money in lump sums. All this shit's a conundrum.